il pensiero di Don Luigi Sturzo poteva e doveva ancora dispiegare tutta la sua efficacia nella società civile. Per questo, ricorda l'attuale presidente Marisa Fantasia, suo padre, il professor Matteo Fantasia, fondò l'associazione culturale nel 1973. E lui l'ha fondata quando ha visto che venivano meno i valori per cui lui aveva tanto combattuto. Da subito agli scopi politici si affiancarono le iniziative culturali, ancora rilevanti e numerose, i cui contenuti sono stati pubblicati nei quaderni. L'ultimo, Panorama culturale, pubblicato in occasione del 40° anniversario della fondazione, raccoglie quelli dell'ultimo decennio. Questi quaderni sono andati col passare del tempo, sono diventati parte integrante di queste pubblicazioni che abbiamo fatto. In occasione della presentazione, l'associazione ha affidato l'orazione ufficiale al professor Mario Spagnoletti, docente di storia contemporanea all'Università di Bari, che ha sottolineato la modernità del pensiero di Don Sturzo. Sia con riferimento alla sua visione del rapporto tra la fede e la politica, sia con riferimento alla sua concezione di un partito laico ma non laicista, un partito aconfessionale, il che non significa anticonfessionale, è capace però di confrontarsi con gli altri partiti all'interno delle battaglie civili del paese.